Mamma mia, ragazzi, questa è veramente un'astronave aliena e forse devo dirvi che ho già scelto la mia preferita del salone. Anche se non è una vera e propria prima mondiale, perché la Mercedes ha presentato questo oggetto strano ma meraviglioso già ad agosto a Pebble Beach, e però lo sta portando adesso per la prima volta in Europa, quindi sto vedendo e toccando la macchina per la prima volta con voi adesso qui a Parigi. Che cos'è questo oggetto? È la Mercedes EQ Vision EQ Silver Arrow. È un prototipo naturalmente in esemplare unico ed è una macchina che nasce per omaggiare a distanza di più di 80 anni un prototipo mitico, un prototipo con cui la Mercedes nel 1937 fece un record di velocità straordinario su strada, 433 km orari, pensate, è stato ritoccato soltanto dopo 80 anni con Rudolf Caracciola al volante. Non è una macchina soltanto retro, è anche una macchina piena di suggestioni futuristiche che anzi proprio su questo gioco di equilibrio tra il futuro e il passato fa il suo punto di forza. Un dettaglio da farvi notare prima di tutto è questo grande baffo luminoso di colore blu, naturalmente, che sottolinea la natura elettrica del powertrain. Qui sotto si nasconde una catena cinematica da 750 cavalli, tutti elettrici naturalmente, e questo baffo luminoso però è soltanto il primo di tutta una serie di dettagli gustosissimi da farvi vedere. Venite qui verso il cerchio, c'è questa ruota che è veramente straordinaria, una ruota intanto di una misura assolutamente fuori dal comune per un'auto tradizionale, perché è una ruota da 24 pollici, oltretutto la gommatura è differenziata, c'è una ruota da 24 all'anteriore e addirittura da 26 pollici al posteriore, praticamente una televisione, e ha questo trattamento multirazza che è composto da 168 raggi, anche questo è possibile chiaramente soltanto su un prototipo. Altri dettagli di cui parlare, qui ce ne sono veramente tantissimi. Uno che mi viene in mente così guardando questo abitacolo monoposto è proprio l'apertura, il modo in cui si può accedere a questo abitacolo. Pensate che, vedete, questa linea lungo la carrozzeria è di fatto la vera e propria apertura. È come un guscio che si schiude e si alza in questa maniera, dando a chi guida, all'ipotetico pilota, la possibilità di accedere. Vi parlavo di queste suggestioni a cavallo tra il passato e il futuro e le troviamo anche nell'abitacolo. Il passato, che è rappresentato da materiali tradizionali di pregio come l'alluminio pieno, il cuoio, il legno, che lì sembra avere addirittura una finitura quasi nautica. Quindi da un lato ci sono questi rimandi agli anni 30 e dall'altro ci sono invece degli elementi davvero futuristici come questa strumentazione che è ospitata da uno schermo panoramico che fa vedere delle immagini in 3D e permette di dare un'occhiata a dei contenuti che non sono certo quelli di un'auto di serie. Pensate che su quello schermo può essere visualizzata, quando si guida in pista, un'auto ghost, un'auto fantasma che sta facendo il tempo ideale su quella pista e che quindi, come succede nei videogiochi, nei simulatori di guida, ci permette di avere un riferimento per fare il tempo ideale e le traiettorie ideali. La macchina è semplicemente enorme perché è lunga 5,30 metri e la lunghezza esagerata del corpo vettura contrasta invece con l'altezza, che è appena di un metro. Altri dettagli importanti sono quelli relativi all'aerodinamica. Guardate, prima di tutto questa pinna, che ha una funzione stabilizzatrice naturalmente alle alte velocità che è teoricamente capace di raggiungere questa vettura. Il secondo segreto aerodinamico del posteriore è costituito da due spoiler estraibili che si attivano alle alte velocità per garantire il giusto carico al posteriore. Beh, che dire, naturalmente questo è soltanto un esercizio stilistico, un esercizio di fantasia, una vettura su cui Gordon Wagner e il suo team di design si è potuto esercitare liberando appunto tutta l'immaginazione. È chiaro che non verrà mai realizzata in carne ed ossa una macchina del genere, però io una cosa la chiedo alla Mercedes: fatecela scaricare almeno su Gran Turismo.